poco fa al TG2 ho detto questa sera vorrei cominciare con due persone per noi molto speciali. Sono molto felice di averle qui a iniziare con me la puntata, perché questi due nostri ospiti hanno subito una vergognosa azione di stupidità, ignoranza, violenza intollerabile, e credo che sia doveroso essere loro vicino e insieme a loro a tutti coloro che subiscono questa stessa vergognosa, appunto, ondata di antisemitismo che sta di nuovo riempendo la cronaca ai nostri giorni. Delle scritte hanno imbrattato le loro case e sono con noi, li vogliamo salutare, vogliamo stargli vicino, la signora Maria Bigliani e il signor Aldo Rolfi. Allora, no, non è che si possa fare un granché, mi rendo conto, però insomma vi ringrazio per aver accettato l'invito, è faticoso parlarne in pubblico, mi rendo conto, ma io trovo che sia doveroso non lasciarvi soli e non sottovalutare queste azioni. La signora Bigliani a Torino, davanti alla sua, un muro, insomma, del pianerottolo vicino a casa, una scritta che ha deturpato il muro con una scritta antisemita che diceva, vediamo, eccolo qua, crepa sporca ebrea. Lei invece a Mondovì, provincia di Cuneo, quell'altra scritta Juden hier, che vuol dire che qui ci sono ebrei, ci che sono. Peraltro non è vero, perché tra le altre cose non è nemmeno vero, ma entrambi siete legati alla storia partigiana, alla resistenza. E cominciamo dalla signora, no? Certamente. Questa scritta è rivolta in realtà contro di lei e contro la sua mamma. Sì, so più. Sì. Che? Dunque, mamma? Mia mamma, ebrea, partigiana, all'epoca era staffetta nel Partito di Azione e da Roma a Torino, ed era molto coraggiosa. È la prima volta che ci sono azioni di questo tipo nei suoi confronti? Di questo tipo così forte, sì. Ci sono state battute alle quali io ho risposto per le rime, però così forte, la prima volta scritta anche. Aldo, invece lei, che peraltro racconta instancabilmente nelle scuole ai giovani di sua mamma, che non era ebrea ma che era una partigiana. E che è stata invece internata? Nel campo di Ravensbrück, sì, lei era detenuta, una maestrina politica, Triangolo Rosso. Triangolo Rosso, quindi non appunto in quanto ebrea, non razziale, ma in quanto politica, per l'appunto. Certo, certo, è stata tra l'arresto e la deportazione in Germania totali 13 mesi praticamente. Anche per lei la stessa domanda, è la prima volta? È la prima volta in assoluto che sono fatto bersaglio di un'azione, direi anche vergognosa, ma direi anche stupida, perché teniamo anche conto di una cosa. Queste forse hanno fatto un po' più di notizia rispetto alle altre, ma... Beh, perché sono venute a ridosso. Certo, a ridosso della giornata della memoria, ma rendiamoci conto di una cosa. Sono decenni e decenni che in tutta Europa, a ridosso di vuoi la giornata della memoria, vuoi la festa di liberazione nazione per nazione, vengono scritte da sempre queste. Ormai purtroppo non fanno più notizia. E dell'altro giorno la notizia, appunto, che il 15% pare degli italiani, sì, non abbia assolutamente cognizione, non di solo, accaduto, non cioè, solo cognizione, non credono, negazionisti, non negazionisti, non credono allo sterminio degli ebrei. Una ricerca dell'Eurispes che, certo, dice che è una cifra incredibile, il 15%, è come negare che esiste il sole, come negare che siamo, certo, qui, insomma, cioè è inaudito. Sono spariti 6 milioni anche di più di persone proprio dalle anagrafi, non sono più risultate presenti dopo la fine della guerra. Tra l'altro, dove sono andate? Una percentuale che è salita dal 2 al 15%. Dal 2 al 15%, assolutamente. Signora Maria, io volevo farvi vedere quello che ha detto qui Liliana Segre la settimana scorsa. La signora Segre, la senatrice Segre, la nostra Liliana, che ha
commosso e incantato l'Europa nei suoi valori più, l'Europa che ha incontrato attraverso i suoi rappresentanti, quindi nei suoi valori più importanti e fondativi. La signora Segre la settimana scorsa ha risposto alla mia domanda su questo tema. Vediamola. Che cosa può portare una persona del 2020 a usare un linguaggio così antico, così lontano? Che, qual è la comunanza che può trovare con quell'orrore di allora? Perché? In che cosa si identifica? Ti do una risposta molto dura, che me la sono data anch'io prima di dirlo qua. Si sono sdoganate le persone che, pensando sempre che si poteva fare, adesso sono in grado di farlo. Adesso sono semi-autorizzati. E questa è una consapevolezza che mi viene da lontano, perché quando mi dicono come mai adesso c'è di nuovo l'antisemitismo, il razzismo e questi ismi, io dico, beh, ma ci sono sempre stati, solo che non era arrivato il momento storico, politico, a seconda degli stati, in cui ripresentarsi con questi slogan. I corsi e ricorsi storici non li ho inventati, sono una verità. Adesso questi sentimenti si possono di nuovo esprimere. Per anni non si è fatto. Concordate? Corsi e ricorsi storici è forse la frase più bella di Liliana, perché queste cose qui che cosa sono in definitiva? Sono soltanto effettivamente il ripetersi della storia. Vuol dire che noi non impariamo nulla dalla storia. Dopo la notorietà che ha avuto questa vicenda che vi riguarda, molto, avete avuto anche solidarietà, immagino, di tante molta persone. Molta solidarietà. No? La città, il sindaco. Alcune critiche. Anche molta solidarietà. Pure le critiche, su cosa si può essere criticati? Ma di non denunciare, evitare. Non era il caso. Pure non era il caso. Di non attirare troppa attenzione. Le scritte ci sono ancora? Io l'ho cancellata, promesso. L'ha cancellata come promesso? A me è stato chiesto dalla polizia, dai carabinieri, di tenerla ed è lì. Appena potrò la cancellerò, ma la sostituirò con un qualche cosa di un pochino più piccolo, con la foto di mamma e la foto della porta. Questo assolutamente, assolutamente. Posso chiederle infine che cosa vorrebbe dire ipoteticamente agli autori o a coloro che pensano di emulare questi gesti o che hanno quel sentimento che probabilmente li fa sentire forti, di moda? Sì, mi piacerebbe parlargli e credo che sarebbe la risposta che, se fosse ancora viva, avrebbe dato mia madre, perché il sentimento di vendetta non ci porta da nessuna parte, non ci porta lontano. Il provare a parlare potrebbe avere una sua valenza, diciamo. Vorrei aggiungere, se posso, una cosa. Probabilmente la causa scatenante, non è detto, di quello che hanno fatto a me e alla memoria di mia mamma, è che probabilmente è stato un articolo che io ho scritto, certo, sul nostro quotidiano locale, Provincia Granda, dove io facevo parlare mamma tramite vecchie interviste che lei aveva lasciato, perché tutti gli anni scrivo qualcosa. Quest'anno volevo dire, non scrivo il solito, lasciatemelo dire, pistolotto retorico, faccio parlare mia mamma. Ho trascritto queste cose, ma ho fatto una piccola introduzione. In questa introduzione io dicevo, alla fine proprio dell'articolo, dico, signori, ma ricordiamoci che se noi non partiamo dalla scuola, non partiamo dalla storia, dai ragazzi, anziché toglierla dalle materie d'esame, se non partiamo da questo, noi avremo sempre, sempre una problematica tale. E lei invece che cosa ha, Maria, qui? Io pensavo invece di non volergli proprio parlare a questo individuo. Non avrei proprio voglia di parlargli. Avrei voglia solo che magari tornasse a scuola a imparare un po' la storia. Queste invece sono delle frasi che lei ha collezionato. Sì. Di sua mamma. Ah, aspetti, prima. Dopo. Di sua mamma. Dunque, so che ce ne voleva leggere una. Sì,
Questo è il diario di mia madre che a 87 anni ha pensato bene di scriverlo. E poi è morta a 92. E leggo solo una frase che secondo me è emblematica di quello che, più che altro, i suoi sentimenti dopo le leggi razziali nel 38. E lei diceva: ma essere ebrea era dapprima come essere bionda invece che bruna, e ora ci si doveva vergognare di essere bruni o ricci o ebrei? Perfetto. E poi ha avuto un pensiero molto gentile per... mostriamo? Mostriamo. Allora, io sono disegnatrice e ho pensato bene di ripetere la frase della Liliana Segre, della farfalla, della bambina di Terezia che aveva disegnato una farfalla gialla come esempio di libertà. E accomiatandosi sopra il filo spinato. Dall'Europa ha detto, Liliana ha detto, siate farfalle che volano sopra il filo spinato. Allora lei ha pensato... Ne ho fatta una per... Fabio Fazio e una per Littizzetto. Grazie, che... grazie anche da parte di Sara. A cui faccio tanti auguri. Grazie signora. Noi ci siamo. Grazie. 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 Grazie.